Una triste mattina la signora Pina e Mariangela partirono per recarsi alle esequie di un biscugino laterale di Pescara. Lasciarono Fantozzi solo col suo dolore. Iala! Iala! Dopo secoli di quotidiana schiavitù familiare, per la prima volta era libero e con la casa libera. Calboni prese in mano la situazione e lo coinvolse nel più abietto dei tradimenti. Scommetto che mi devi dire qualcosa con quella faccia. Qualcosa di spiacevole e non ne hai il coraggio, sì? Sì. Non sarà mica che l'ingegnere Cominetti Massena vuole il bilancio per domani mattina e che io, te e il ragioniere Filini dobbiamo lavorare tutta la notte, magari a casa tua? Sì. Oh, mi dispiace. Proprio stasera che avevo invitato mia moglie a cena. Non ti preoccupare, caro. E se mai posso venire con voi, posso farvi compagnia, no? Magari. No. No. Vabbè. Allora mi metto. No, è occupato. Ecco qui questo. No, anche qua è occupato. Tutto occupato. Vai, vai, via, in fondo. C'è tanto posto in fondo. Vai, vai, vai. Allora, permesso, signora, buon appetito. Arrivederlo, Fanz. Allora, Vivi, che facciamo? Niente da fare, ok. L'appuntamento era per le 21:30 alla cabina telefonica di Viale Garibaldi. Qui Calboni fece 126 telefonate ad altrettanti sconosciuti concittadini, gabellandoli per attricette e indossatrici. Ciao Zizi. Mi hai riconosciuto? Sì, sì. Ho due amici. Beh, diciamo di mezza età. Uno piccolotto, grasso. L'altro magro, ma miope. Occhiali doppi. Tipo civetta, sai. Come? Ah, ho capito. Vabbè. Ciao Zizi. Occupate anche questa. Ma che? Sarebbero venute tutte, ma non appena vi descrivo inventano una scusa. Ma scusi, lei ci descrive così, dice civetta, dice. Ma io non posso rovinarmi la piazza, non posso tirar bidoni, ecco. Ma scusa, Calboni, non potresti magari calcare un po' meno le tinte con le prossime? Ma quali prossime? Sono arrivata alla Z, quella era Zizi. Come Zizi? Scusi, a te ti può succedere una disgrazia. Calboni, la... Io le mie le ho finite. Voi! No, scusi, Geometra. Scusi, glielo ricordo io. Dunque, il ragionier Fantozzi metteva... Oddio, mamma! Ho perso! I miei risparmi. Dunque, si è detto, il ragionier Fantozzi mette la casa. Esatto. Io ho portato i liquori, il resto aspetta. Ecco. Scusi. Va bene. Un momento. Vediamo un po', dunque. Ah, che idiota! Ma perché non ci ho pensato prima? A chi? L'ippopotamo! È una ragazza un pochettino. No, è un locale pieno così di belle signore sole che vanno lì in cerca di compagnia. Su, andiamo! Taxi! Quali sono i primi tre? Ma perché tre taxi? Uno per uno, no? Si vive una volta sola, no? Taxi! Ciao, pupa! Scusi, signor Puschi, pupa. C'è movimento stasera? Siete i primi. Voleva dire che erano i primi clienti da tre mesi a quella parte. Arriva gente! Forza, ragazze, su, sveglia! Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah. C'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Però l'incognito, l'incognito è la trovata del locale. Qui non ci sono nomi, solo numeri di telefono. Ha capito? Ci si sceglie. Un drink, signori. Volete bere? Sì! Beh, noi abbiamo portato la Brunella Ballor. Ma che dite? Che ci portiamo? I cibi cotti da casa. Ci porti tre scotch, grazie. Cos'è che beviamo, Calboni? Tre scotch. Beh, io intanto mi butto, Scotch. Sì? Signora 10, potrebbe concedermi un appuntamento, diciamo, al centro della pista fra, diciamo, 5 secondi? Ok. A presto. Avete visto? Su, coraggio, provate anche voi. Grazie, contessa.
Grazie, cara. Bellissima. Su, scelgi. Io? Sì. Filini, c'è la 3 lì che ci sta guardando. E la 12? E la 7? Anche la 1? E la 5? Ragioniere, ci stanno guardando tutte. Ragioniere, dica un numero. Io? Sì. 180! E non esageri, sono soltanto 12. La 5 mi piace. Porca miseria, la 5 piaceva a me. Gliela cedo. No, per carità, no, gliela cedo. Sua. No, la prego. No, la prego. Facci, ecco. Va bene. Non si agiti. Che ho le mani come? Ecco qua, le faccio io il numero. Pronto? Pronto? Chi parla? Sono Olga, tesoro. Non è casa Cometti? Oh, scusi. Ho sbagliato il numero. Adesso tocca a lei, adesso. Ha sbagliato. Sì. Adesso faccio. Mi hai chiamato, tesoro? Come? Oh, buongiorno. Sì. Ha chiamato lei la signora? No, io veramente. E allora perché mi hai telefonato? Ma io veramente. Ti dispiace se mi siedo? Indubbiamente un. Ti dispiace se viene una mia amica? Ecco, ah, buongiorno, sì. Ah, bene. Ti dispiace se ordino champagne? Ma sicuro, cameriere, porta via questa porcheria. Via. Garçon, champagne. Vogliamo andare. Fecero tutto quello che si può fare per farsi rapinare in un locale notturno. 2 cartoni di Don Perignon fatto col bicarbonato. Una bella bibita, bravo. A me. Cenetta di mezzanotte alla le fiamma. Crepe. Voilà. Io adoro le crepe. Tragiche foto a ricordo della serata. Calboni ne ordinò 40 copie. Più 3 mostruosi animaloni di peluche regalati alle signore. Violini zigani in pista. Vede, signora, se io solo nella vita avessi la possibilità di trovare un cuore, una persona in grado di capirmi, io sono disposto a tutto. Come va con la tua? La mia mi viene un po' alta di cavallo, veramente. Meglio, io credo che siano mature per portarla a casa da sì, te. Sì, Bravi. Bene. Grazie, ragazzi, grazie. Che bravi. Buonasera, andiamocene, va. Il conto, signore. Ah, sì. Beh, mette tutto sul mio conto. Quale conto? Beh, mandi tutto a casa. Ma in quale casa, mi scusi? Beh, facciano loro, poi dopo facciamo i conti. Intanto io parlo con le signore. Regolano loro? Noi, scusi, ma... Scusi. €649.000, più il 18% di servizio. 4 anni di sanguinose economie. In più, Calboni gettò finalmente la maschera a proposito di quelle signore. Mi sono accordato per 50.000 lire a ragazze. Un affare, no? Ma vogliono dei soldi. Ma perché? Quando abbiamo ancora in cassa? Ma con le 8.000 lire del ragionier Filini abbiamo 52.000 lire. Per bacco, accidenti, bastano solo per la mia. E beh, dammele, va, perché la mia le vuole anticipate. Scusate voi, sono 2 bidocchiosi morti di fame. Tu vieni, andiamo, via. Sì. Tassì? Come si fa ad avere un tassì qui? Tassì? Questa volta ne fece chiamare 9. Una media di 2¼ a persona. Calboni? Fai tu, Puccetto, che sì, dopo facciamo i conti, andiamo. Ma come, guarda che vogliono... Come faccio io? Calboni, scusa, io non ho proprio più una. Ehi, ma chi paga qui? Sì, aspetti un momento. Filini? Dica, ragioniere! Facci lei! Faccio io? Sì, che dopo facciamo i conti, forse. Che faccio? Ragionier Fantozzi, non mi abbandoni così! Filini passò il resto della notte al pronto soccorso dell'ospedale di Nostra Signora Immacolata.